12 ottobre, si parla dell'ottobrata, sole, mare, bel tempo, turismo. Queste Monopoli, come vedete, la gente è in spiaggia, il mare è pulito, è tranquillo, è calmo, le temperature sfiorano i 30 gradi, siamo alla Porta Vecchia, la spiaggia cartolina di questa città. Abbiamo ascoltato qualche turista che ha tentato di farsi il bagno in questo mare cristallino. Ti vediamo poco abbronzato, ma penso che adesso ad ottobre lo recuperi tutto. A Monopoli è così, si lavora l'estate per venire ad ottobre, ad autunno magari. Quindi tu sei un lavoratore stagionale che adesso sta approfittando del bel tempo. Eh sì. Com'è l'acqua? Temperatura che si può stare in acqua, si sta bene. Ma il cellulare serve per fare le foto oppure serve per i selfie? Oppure serve per inviare le fotografie a qualcuno per fare invidia? Che dici? Bello. Solo per fare invidia. Quindi di dove siete voi? No, noi siamo di qui, però abbiamo amici al nord e quindi stiamo inviando un po' per fare rosicare. Dai, ci sta. Meglio Monopoli, meglio la Puglia o meglio? Meglio Monopoli, decisamente. Ma voi abitate qua o dovete tornare per lavoro al nord? No, 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 abito qua adesso. Approfittiamo, visto che lunedì dice che si cambia, che si guasta di nuovo, quindi fino a domenica siamo qua. Come leggere con questo sole? Fa caldo, infatti mi stavo per buttare, ma tutti... Ma hai fatto già il primo bagno? L'ho fatto. Okay. E com'è l'acqua? Bella, bella, piacevole. Beautiful Monopoli? Yes, absolutely, gorgeous. Are you gone in the sea? No. Beautiful and clear, yes, and clear. It's gorgeous, yes, it's very pretty. No italiano? No italiano. No, English? Little bit, okay. It's beautiful. I like it, it's very, very beautiful. Very beautiful. Where are you from? I'm from Germany, only for one day here. Normally we stay, we have an apartment in Bari. Okay. With a train? Train? Yeah. Okay. We was one time here and we was in Lecce. It's the last sun. Of course. We're from Australia. We're from on holidays for 6 weeks. 6 weeks? And almost finished. When? We finish, we return to Australia on Monday the 15th. Coca, pizza, taralli, l'italianità proprio. Di dove siete? Canusa. Canusa di Puglia. Quindi siete locali. E siete in vacanza a Monopoli perché avete fatto una gita. Sì, una gita. Okay. E come mai Monopoli? Perché stanno alle mostre, perché noi facciamo il grafico pubblicitario e quindi ci hanno portato a vedere le mostre. Quindi siete venuti a visitare il Fest. Sì, sì. Sì. Com'è questa manifestazione? Bella, è stata bella, interessante. Sì. Monopoli oggi con un bel tempo, il mare calmo, ma non vi viene voglia di tuffare? Sì. Chi consuma più gelato, turisti oppure monopolitani italiani? Turisti, sì, molti turisti. Francesi, tedeschi, inglesi, più o meno spagnoli, quest'anno molti anche. Va di più il gelato quando c'è il bel tempo oppure il gelato non ha avuto nessuno stop? Diciamo anche quando c'è poco sole, perché le persone, se c'è sole vanno a mare e poi vengono a prendere il gelato, se c'è, non c'è sole non vanno a mare e vengono a prendere il gelato, quindi più o meno è lo stesso. Come associazione operatori del centro storico, come sta andando? Beh, chiaramente il turismo c'è, credo che questo ormai sia un dato consolidato, non possiamo assolutamente lamentarci. Siamo sempre diciamo dipendenti degli eventi atmosferici. Si conferma la Puglia diciamo costosa, la Puglia che offre pochi servizi. Che Puglia è? Non condivido la Puglia cara, i servizi in generale cari, perché c'è sempre una scelta. Uno può andare alla spiaggia libera, può andare alla spiaggia a pagamento. Non tutti possiamo permetterci di andare all'extra lusso. Panino e focaccia, birretta dal forno, voglio dire, si passa lo stesso una bella giornata. Da dove provengono? Che turismo abbiamo? Inglesi, tedeschi assolutamente tantissimi, francesi, sto vedendo un aumento di spagnoli
e australiani, tutti puntano a vedere la Puglia.